Rieccoci Rieccoci ragazzi, ragazzi, bentornati a bentornati a tutti tutti sul sul canale canale di di Nikon Nikon Game. Game. Siamo Siamo di di nuovo nuovo qui qui su su Rediscover Rediscover Game Game per per riscoprire riscoprire insieme insieme un un altro altro gioco gioco della della nostra nostra infanzia, infanzia, un un gioco gioco che che in in realtà realtà sta sta ancora ancora uscendo, uscendo, stanno stanno ancora ancora sviluppando, sviluppando, infatti infatti ne è ne è uscito uscito uno uno anche anche quest'anno, quest'anno, un un altro altro capitolo capitolo di di questo questo fantastico fantastico gioco, gioco, è è uno uno sparatutto sparatutto in in FPS. FPS. Negli Negli episodi episodi precedenti precedenti dedicati dedicati a a Rediscovery Rediscovery Game Game abbiamo abbiamo già già visto visto tantissimi tantissimi sparatutto, sparatutto, ma ma questo questo è è uno uno dei dei più più adrenalinici, adrenalinici, uno uno dei dei più più puri puri adrenalinici adrenalinici e e fracassoni, fracassoni, diciamo, diciamo, che che esistano. esistano. Che Che a a me me è è piaciuto piaciuto veramente veramente tanto, tanto, ragazzi. ragazzi. È È uno uno dei dei migliori migliori sparatutto, sparatutto, secondo secondo me. me. Sicuramente Sicuramente lo lo conoscerete conoscerete tutti tutti quanti. quanti. E E oggi oggi vi vi volevo volevo portare portare tutta tutta l'evoluzione l'evoluzione di di questo questo FPS FPS veramente veramente fantastico fantastico e e incredibile. incredibile. Scopriamolo Scopriamolo insieme. insieme. Allora, Allora, ragazzi, ragazzi, siamo siamo qui qui con con Doom Doom del del 1993. 1993. Guardate un po' che grafica, ragazzi. Che grafica di merda. Però era bellissimo. Doom del 1993, ragazzi. Fanculo. Ok, sono di stronzo. Attenzione. Fucile, fucile. Grandissimo gioco della mia infanzia, ragazzi. Doom del 93. Fantastico. Siamo su The Ultimate Doom, ragazzi, come avete visto, ed è praticamente simile al primo Doom, ragazzi, anche la grafica praticamente uguale alla fine. Qui sono tutti morti. Eccoli, eccoli, eccoli stronzi. Il titolo è uscito nel 95, ragazzi, se non mi sbaglio. Sì, dovrebbe, sì, è uscito nel 95. Ho preso la doppietta, bellissima la doppietta. Distruggiamo tutto, ragazzi. The Ultimate Doom. Non si capisce un cazzo, però era bellissimo. Armatura presa. Vaffanculo. Stronzo maledetto. Bellissimo anche questo Doom, ragazzi. Ma passiamo al prossimo. Siamo su Doom 2, ragazzi, del 95. 94-95. Muori. Muori. In testa, in testa. Ma che cazzo siete? Ragazzi, Doom 2. 1994-95. E alla fine notate l'enorme differenza tra Doom del 93 e Doom del 95. Con gli stronzi. Dicevo, la somiglianza del primissimo Wolfenstein 3D, scusate, è notevole, notevole. Praticamente come se stessimo giocando a un Wolfenstein senza nazisti. Diciamo la verità, ragazzi, perché era molto simile, molto simile. Ma passiamo al prossimo Doom, ragazzi. Vediamo un po' questa evoluzione fantastica di Doom. Siamo, ragazzi, su Final Doom del 96. Qui stanno già sparando, cazzo. Via, 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 sposta. Fuggi. Ma
lo stronzo in testa. Ma adesso divento cattivo anche io. Muori, stronzo. In testa. Trivellalo male. Aia. Bam, 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 a pugni, niente, morti. Ragazzi, siamo su Doom 64. Guardate che bello, Doom 64, ragazzi. Del 97. Questo gioco è uscito nel 1997. La differenza cominciava a farsi notare, diciamo, rispetto ai precedenti capitoli. Guarda questo, Esba, bellissimo comunque, è uno dei miei preferiti. Attenzione, abbiamo aperto un passaggio. Motosega. Sono andato sei ragazzi. Vieni, vieni. Spara. Ti sputello. Ragazzi, fantastico. Abbiamo recuperato la scheda blu. Questo Doom era stupendo. Doom 64 del 97. Fantastico. Rimarrei tutto il tempo qui giocando a Doom 64, ragazzi, ma ora passiamo al prossimo Doom. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Che poi finito il livello, mi sa, finito. Passiamo al prossimo Doom, ragazzi. Ebbene sì, siamo su Doom 3, ragazzi. Fantastico. Questo Doom era eccezionale, l'ho finito un sacco di volte e mi ha sempre divertito, mi ha sempre gasato. Doom 3, ragazzi, ma chi di voi non ha mai giocato a Doom 3? Cioè, se vengo a sapere che qualcuno di voi non ha mai giocato a Doom 3, vengo a cercarvi, perché era fantastico questo gioco. Adrenalina pura. Ragazzi, questo gioco era spettacolare. Eccoci, siamo appena arrivati su Marte. Benvenuto, ragazzi. Su Marte. Grazie. Tutti i nuovi arrivati devono registrarsi alla reception. Ok. Andiamo alla reception. Benvenuti a Mars City, la principale struttura tecnica della Human Aerospace. Per agevolare la vostra registrazione, benvenuto su Marte, Marie. Ho bisogno che ti fermi su uno di quei quadrati rossi sul pavimento per una bioscansione. Va bene. Ora solo un secondo. Ok. Ok, aspetta che lo attivo. Ragazzi, questo gioco è uscito nel 2004. Se devi rimanere fermo, ti muovi, farei perdere tempo a entrambi. Ottimo, la bioscansione è a posto, sei autorizzato a entrare. Grazie, arrivederci. La UAC. Sì. Che questo bello. Impianto serve da nucleo. Questo gioco era bellissimo. Su Marte, prima volta? Puoi lasciare la borsa lì e la farò mandare al tuo alloggiamento. Ok, ci sono alcune cose da sistemare. Questo è il tuo palmare, o PDA. Ne avrai bisogno per accedere a tutte le zone protette. Se ricevi una nuova autorizzazione, questa verrà scaricata automaticamente. È importante, quindi non perderlo. Vedo che il sergente Kelly ha richiesto la tua presenza immediata. Vai direttamente al comando dei Marini. È da quella parte. Segui i cartelli. Ok, andiamo dal sergente Kelly, ragazzi. Vedete l'enorme differenza che c'è. Grazie. Proprio primissimi Doom. Oh, davvero?
tra i primissimi Doom, dicevo, anche Doom 64, cioè c'è una differenza abnorme. Salve. Sì, li ho visti arrivare anch'io. Ragazzi, seguiamo il robot sentinella, che faceva davvero il suo dovere, ci aiutava tantissimo questo robot. Attenzione a tutto il personale UAC. Volete guadagnare di più? Offritevi volontari ai laboratori Delta. Rivolgetevi al vostro responsabile per maggiori informazioni. Scusi, vado avanti. Io la seguo. Cosa? Non puoi credere a ciò che dice quel tipo. Prima di farti passare, dovrai prendere un corpetto e mettere la sicura alla pistola. Ok, prendi la tua roba. Ok, pistola ottenuta. Combattere. Bene. Fammi fare una prova della radio. Marsec, controllo radio. Sei il tipo nuovo, quello diretto al vecchio centro comunicazione. Sì, sono Faresti io. Faresti meglio a muoverti, amico. Questo passaggio non arriva fin là. Dovrai fare una passeggiata dal compartimento stagno. Non ti preoccupare. La tua tuta ha ossigeno in abbondanza. Va bene, arrivederci. Guardate ragazzi, siamo all'esterno della struttura, abbiamo l'aria che si consuma, l'ossigeno, quindi c'è un tempo limitato, possiamo restare qui fuori, quindi da andiamo via. Ok, no, siamo arrivati a destinazione. No, per favore, devi lasciarmi spedire questo messaggio, devono essere avvertiti finché c'è tempo, non posso. Non sai cosa ho visto. Non puoi capire o comprendere. Il diavolo esiste. Lo so. Ho costruito la sua gabbia. Fuori norma qui. Oddio! Cos'è quello? Adesso, ragazzi, adesso succede il casino, eh. Macello. Aia. A tutte le unità, qui sergente Kemp. Siamo attaccati da una forza non identificata, piegata al quartier generale per riorganizzarvi. Ragazzi, questo Doom è eccezionale. Faceva cagare sotto. Attenzione. Bene, anche questo Doom l'abbiamo visto, l'abbiamo riscoperto insieme, bellissimo Doom 3, uno dei migliori in assoluto. Ma adesso, oh stronzo, cioè ti nascondi al buio, guarda questo che tira le casse, ai, oh, in testa. Essi sono furia, brutali, senza pietà. Ma tu sarai peggio. Sì. Falli a pezzi. Li faccio tutti a pezzi, finita. Ragazzi. Li faccio tutti a pezzi. E siamo con Doom del 2016.
eccezionale. Guardate quanto è cazzuta la pistola. Guardate quanto è figo il gioco, ragazzi. Pazzesco. Che figata, ragazzi, questo gioco era troppo figo. Non disponibile, non disponibile, non disponibile, non disponibile. Dobbiamo riattivare tutto, ragazzi. Perfetto. Impossibile determinare la causa dell'invasione fino al riavvio del satellite del Dipartimento Risorse. Benvenuto. Sono il dottor Samuel Hayden, sono a capo di questa struttura. Credo che potremo collaborare e affrontare il problema insieme in un modo che sia utile. Ma stai zitto. Così. Si va, ragazzi, ma parliamoci. Oh, spam. È spam, è bellissimo. Il fucile, il fucile. Ce la pompa. Così. Con cattiveria. Guarda questo. Che alito hai? Presenza demoniaca oltre i livelli di guardia. Blocco attivato. Qui si scatena il putiferio, però, eh. Si inizia. Dove vai? Vieni qui. Presenza di blocco attivato. Spam. Questo gioco era adrenalina pura. Dove vai? Dove fuggi? Oh. Presenza demoniaca eliminata. Blocco annullato. Non possiamo permettere che lasci questa struttura. Ma stai zitto, non cagarmi il cazzo. Ragazzi, questo era solo l'intro di questo fantastico Doom. Ma devi assolutamente capire una cosa. Il nostro interesse nel mondo era solo per il bene dell'umanità. Le musiche erano eccezionali. Valeva la pena di correre il rischio. E lo assicuro. Bellissimo. Troppo bello, ragazzi. Ma adesso passiamo all'ultimo Doom, quello uscito quest'anno, che sicuramente conoscerete tutti e l'avrete giocato praticamente tutti, perché, ragazzi, è un titolo da non perdere. Vediamo. Ebbene sì, ragazzi,
Noterete un leggero. Come avrete capito, siamo su Doom Eternal. Eccezionale. Il sito del super nido di sangue è vicino. È da dove l'invasione è iniziata. Il posto più antico e corrotto del pianeta. Uno scontro duro, dove l'Ark è stato sconfitto dai demoni. Doom era il sequel di Doom del 2016. Guardate tutte le armi che abbiamo a disposizione. Spam! Spam! Smaccello tutti. Bello ragazzi. Spettacolare. Fuori. In gola. Così. Guarda questo. Cioè il plasma non delude. Fantastico. Bene ragazzi, abbiamo visto insieme tutta l'evoluzione di Doom, di questo fantastico FPS enormemente adrenalinico, uno di quelli che proprio ti fa gasare un sacco a giocarlo, un FPS puro al 100%, di quelli che rimarrà nella storia. Bellissimo ragazzi. A metà lo tagliamo. Fantastico. Mi ha fatto davvero piacere portarveli tutti e riscoprirli tutti quanti insieme a voi. Mi raccomando, se non li avete giocati, soprattutto gli ultimi, Doom 3, Doom del 2016 e Doom Eternal, mi raccomando, recuperateli, perché è tanta roba, davvero tanta roba. Io li ho giocati tutti e mi sono gasato un sacco nel giocarli, quindi come già detto ragazzi, recuperateli, mi raccomando. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao.